cominciamo da qui, dal Corso Palladio a Vicenza, il percorso per ricordare dove saranno poste le prime pietre di Inciampo. Le pietre per ricordare coloro che da Vicenza furono portati via per essere sterminati nei campi di sterminio nazisti. In Corso Palladio avevano il loro negozio i coniugi Guido Orvieto e Angelina Caivano. Avevano 50 anni, provenivano da Pisa, abitavano in Contrada San Francesco a Vicenza e avevano qui il loro negozio di biancheria per signore. La loro unica colpa era il loro cognome. Per questo, in base alle leggi della Repubblica di Salò, che dichiarava gli ebrei italiani nemici e quindi da arrestare, furono imprigionati al Teatro Olimpico, adibito a prigione per qualche giorno, e poi spediti sullo stesso convoglio nel quale viaggiava anche Liliana Segre per Auschwitz. Li ricordiamo e metteremo delle pietre d'inciampo, perché la nostra memoria inciampi in questi ricordi, perché tutto questo orrore non si verifichi mai più. Ci troviamo sotto questa farmacia, la Farmacia Redentore, che negli anni 40 apparteneva a Carlo Cricco. Egli abitava qui ed era il farmacista con le sue due figlie perché era rimasto vedovo. Era amico dei Fraccon, di Neri Pozza, di altri antifascisti e aveva ospitato a casa sua qualche riunione clandestina e anche collaborato per nascondere e salvare ebrei e ricercati. Quando stare in città era diventato difficile, fu ospitato alla commenda alla casa dei Fraccon. Viene arrestato poco dopo la famiglia Fraccon, proprio perché era loro amico, su delazione di un compagno di scuola. Durante la perquisizione a casa dei Fraccon venne trovato un suo biglietto da visita. Carlo Cricco viene rinchiuso alla caserma Sasso in un primo momento. Poi, il 21 dicembre del 1944, parte con il convoglio che porta numerosi antifascisti insieme con i Fraccon, Prandina e Gino Massignan e Michele Peroni per Bolzano prima, per raggiungere l'ultima tappa che è Mauthausen. Vi arriveranno l'11 gennaio del 45. Carlo Cricco verrà trasferito poco dopo a Gusen, al sottocampo di Gusen. Colpito da broncopolmonite, ritornerà a Mauthausen e nelle baracche adibite ad infermeria e lì morirà il 7 marzo del 45. Qui siamo in Contrada Santa Lucia, a Vicenza. Qui abitava Piero Franco, un giovane universitario iscritto ad Agraria, a Bologna, perché allora questa facoltà non c'era a Padova. Era stato allievo ufficiale alpini, ma dopo l'8 settembre del 43 aveva deciso di aderire alla lotta partigiana ed era della brigata Argiuna, divisione Vicenza. Per questo fu arrestato a Bassano del Grappa e fu portato a Mauthausen, dove morì l'8 aprile 1945. Mancavano pochi giorni alla fine della guerra, ma Franco, Piero Franco, non riuscì a vedere quella primavera. Qui sarà posta una pietra d'inciampo in suo ricordo, perché sappiamo tutti, perché ce lo ricordiamo, di che lacrime grondi e di che sangue la libertà che Piero, insieme a tanti altri combattenti per la libertà, ci ha conquistato. L'ha conquistata per tutti noi. Ci troviamo davanti alla casa dove abitava la famiglia Fraccon.
Torquato Fraccon era un funzionario di banca, profondamente religioso e membro importante dell'Azione Cattolica e un convinto antifascista. Dopo l'armistizio dell'8 settembre 43, in quel momento lui ha 46 anni, si adopera per organizzare la resistenza, nel quale svolgerà un ruolo fondamentale. Il figlio Franco, studente di medicina a Padova di 20 anni, è costretto a rifugiarsi in montagna per fuggire alla chiamata alle armi dei repubblichini. Torquato si adopera in primo luogo per la salvezza degli ebrei, di ricercati, ex prigionieri, per organizzare il loro viaggio verso il confine con la Svizzera, patria per loro sicura, attraverso guide alpine, tra cui Gino Soldà, che era suo grande amico. Torquato Fraccon viene una prima volta incarcerato a Padova su delazione, e però nega tutto ed è rilasciato a marzo, ma la sua azione per la resistenza continua. Intanto il figlio Franco decide di tornare a Vicenza per aiutare il padre in tutte le azioni in cui ci sia bisogno di lui per la resistenza. Il 26 ottobre del 44 le SS le tedesche, insieme con il tenente Fritz Erke, comandante della piazza di Vicenza, circondano questa casa. Fugge Franco con Gino Soldà, che era qui dalla finestra, ma poi ritorna indietro perché ha paura che ci siano rappresaglie verso la sua famiglia. Così tutta la famiglia è trasportata e imprigionata a San Biagio. Torquato viene portato in via Fratelli Albanese a Villa Triste, interrogato e torturato più volte. Franco invece viene rinchiuso alla caserma Sasso. Partiranno la mattina del 21 dicembre 44. Torquato e Franco, insieme con gli altri amici con altri amici della Resistenza, rinchiusi a San Biagio: Giacomo Prandina, Carlo Cricco, Gino Massignan, Michele Peroni e altri. La prima tappa è il carcere di Bolzano e poi Mauthausen, dove arrivano l'11 gennaio del 45. Torquato e Franco vengono destinati nei sottocampi di Eisenerz prima e poi Peggau. Ma quello che per loro è fatale è il ritorno a Mauthausen, quando i tedeschi, ormai accerchiati dai russi e dagli americani dall'altra parte, decidono di chiudere alcuni campi. Il viaggio si termina quindi a Mauthausen e muore Franco il 4 maggio e Torquato l'8 maggio del 45. Lo Stato di Israele ha insignito Torquato Fraccon del titolo di Giusto tra le Nazioni per la sua opera per la salvezza degli ebrei.